Beh, intanto buon pomeriggio e poi ringrazio anche dell'invito, insomma, di questa bella opportunità di stare insieme con voi. Ecco, dico anch'io grazie a Angelo, ecco, suo ventennale servizio nella nostra diocesi, anche nell'ufficio, nel centro missionario. Quindi, ecco, proprio grazie Angelo. So che dopo magari Raffaele non sarà detto, ecco, anche in maniera più piena. Angelo è sempre, come dire, un sorriso accogliente, proprio il simbolo dell'accoglienza. È anche sempre una pacca sulla spalla, è uno che comprende insomma quello che succede. Penso che sia stato anche e sia, ecco, un'anima, una presenza bella alla rete nei nostri territori. Quindi, ecco, dico grazie Angelo e anche grazie a Raffaele per l'invito e a tutti anche gli amici del centro missionario. Anche Raffaele ha una tappa importante, che è il 25esimo di ministero presbiterale, insomma, quindi anche per lui questo anno è un anno prezioso. Ecco, forse sembrerà un po' teorico, insomma, ecco, proviamoci, insomma, stare mezz'oretta insieme, come riusciamo? E provo a declinare un po' di più le parole dell'orizzonte pastorale di quest'anno. Abbiamo detto orizzonte pastorale, quando l'abbiamo presentato, quindi la carità nel tempo della fragilità, perché ci sembrava che ci fosse appunto un orizzonte davanti a noi affascinante, che ci mette tutti in movimento, senza troppe distinzioni, quindi fa camminare tutti noi, essere persone e comunità capaci di amare. Sostanzialmente, quindi ci piaceva proprio questa indicazione, un orizzonte, quindi non qualcosa di prestabilito, ma un orizzonte, qualcosa che abbiamo davanti a noi che vorremmo raggiungere tutti insieme. Ecco, per questo l'abbiamo detto orizzonte. E io starei proprio sui tre termini, quindi partirei da fragilità, poi tempo e poi carità. Qualche passaggio chiaramente, ecco, risulterà, ecco, proverò a dirvi in che senso lo intendo anche missionario. Dicendo queste cose, vi riporto chiaramente anche qualcosa di letto. Ecco, in questi mesi abbiamo letto tutti qualcosa di più, ecco, magari ci siamo concentrati tutti su qualche affermazione, su qualche testo che ci ha aiutato. Quindi, ecco, io vi riporto qualcosa di letto, di mio c'è solo il collegamento che spero risulti abbastanza lineare, insomma. Ecco, partirei con fragilità, con la parola fragilità. Fragilità in italiano è uguale sia al singolare che al plurale, che è interessante. E dentro ci stanno un'infinità di accezioni e anche una trasversalità rispetto alle età delle persone. C'è una fragilità del bambino, dell'adolescente, dell'adulto, quella che magari ci appartiene adesso, dell'anziano. Fragilità potremmo dirla in tre accezioni che secondo me, ecco, sono importanti per ampliare proprio il campo espressivo della parola fragilità. La prima, la fragilità costitutiva, cioè quella fisica, biologica e corporea, che fa riferimento al nostro corpo. Perciò posso ammalarmi, addirittura posso contagiare, posso essere contagiato. Basta un incidente, una malattia, la febbre che supera i 37,5, tutto si inceppa e si ferma. Un autore dice che l'ombelico, nostro ombelico, è la traccia costitutiva della nostra fragilità. Ci ricorda che siamo dipesi in maniera assoluta da altri e ci riporta anche a una rottura necessaria, appunto l'ombelico, ci dice che il nostro equilibrio, anche fisico e corporeo, è sempre precario. Fragilità però potremmo dirla anche come vulnerabilità. La vulnerabilità fa riferimento agli affetti
e alle relazioni. Vulnerabilità porta nel suo etimo, nell'etimologia, la ferita e l'esposizione, cioè l'essere esposti. A volte vanno in crisi le relazioni tra di noi, l'amicizia, pensate, a volte va in crisi anche la collaborazione nelle parrocchie, tra membri dello stesso gruppo, tra gruppi diversi, tra questi gruppi e il parroco. Qui la casistica sarebbe molto lunga, però insomma vanno in crisi le relazioni, l'amicizia, gli affetti, addirittura gli amori. Vulnerabilità è a volte il dolore di non essere amato, il dramma stesso di non saper amare o di non trovare i modi giusti per amare, la fatica di star dentro gli incontri e le relazioni. Vulnerabilità è un'esperienza che comincia dall'essere almeno in due. La fragilità è di ciascuno, per la vulnerabilità bisogna essere almeno in due. Terza accezione della fragilità la diremo come fallibilità. Qui vanno in crisi e in frantumi i nostri progetti e le nostre progettazioni. Ecco, Raffaele sa che a me, ad esempio, sarebbe sempre piaciuto giocare nella Juventus. Faccio i conti con questa fallibilità della mia esistenza. Quello che desideriamo, i nostri sogni, si scontrano con la realtà, che è diversa. Siamo fallibili, non arriviamo dove c'eravamo prefissati e dove volevamo. Pensiamo questo ad esempio nell'ottica del lavoro, della realizzazione personale, professionale e anche sociale. C'è una fallibilità nella nostra vita. Quindi tre, potremmo dire, coloritura di fragilità: quella costitutiva, quella degli affetti, delle relazioni, quella dei progetti. La pandemia, al tempo che abbiamo vissuto, le ha evidenziate tutte e tre: quella fisica corporea, la malattia, la sofferenza, la morte; quella relazionale, siamo stati distanti, a volte siamo stati nelle famiglie fin troppo vicine e qualcuna di queste è scoppiata. A volte abbiamo desiderato di più la comunità, i rapporti interpersonali, a dire quasi una necessità assoluta di queste relazioni. E infine nella pandemia è andata anche in frantume una certa idea dei nostri progetti. Sembravamo immersi in un mondo contrassegnato da uno sviluppo inarrestabile e progressivo. Chi l'avrebbe pensato che un mondo così avanzato, il più avanzato dei mondi, con una potenzialità infinita, smisurata, si fermasse? Quindi la pandemia gli ha evidenziati tutti questi tre elementi della fragilità. Fragilità in queste tre accezioni può essere anche al cuore del processo di umanizzazione dell'uomo, cioè diventare umani. Forse è importante anche capire che non si vuole qui fare l'elogio della fragilità. Di fronte ad esempio al corpo di un malato che si sfalda, e magari noi ne abbiamo conoscenza, amici, parenti, di fronte al corpo che muore, di fronte a una relazione che va in frantumi, non facciamo l'elogio della fragilità, chiaramente. Però la fragilità indubbiamente richiama solidarietà, compassione, azioni di giustizia e di misericordia, sia sul piano personale, quelli che constano a me, che spettano a me, sia sul piano interpersonale, quindi in campo sociale, medico, economico e politico. È necessario
questo processo di umanizzazione, perché gli effetti disumanizzanti potrebbero essere tremendi. Fragilità allora non è altro da noi. Anche la categoria della carità l'abbiamo spesso invocata per chi è povero, e sembrava che chi era povero fosse altro da noi, perché noi, grazie a Dio, stiamo abbastanza bene. Ecco, questo, come dire, questo tempo l'ha rivisto, siamo tutti potenzialmente infragiliti, impoveriti, precari. Fragilità allora non è altro da noi e può diventare una grande strada di responsabilità e di cura. Ecco, responsabilità viene dal latino respondeo, quindi rispondo di, e cura è un termine reciproco. Mi prendo cura, altri si prendono cura di me. Stessa parola, per dire proprio una reciprocità, non è unidirezionale. Quindi la fragilità ci accomuna e ci affratella. Cicerone diceva, scriveva, le cose umane sono fragili e caduche. Caduche perché devono finire, fragili perché possono finire in ogni momento. Scriveva ancora, poiché le cose umane sono fragili e caduche, dobbiamo sempre cercare qualcuno da amare e da cui essere amati. Cioè la fragilità che invoca l'amore. Tolto infatti l'affetto e la benevolenza, ogni gioia è sottratta alla vita. Fragilità allora è lo spazio di costruzione della nostra umanità e lo spazio in cui imparare o reimparare a essere fratelli e sorelle. Questo poi la prima parola che abbiamo declinato, fragilità. Poi c'è la parola tempo. Nel tempo della fragilità, stiamo adesso un po' di più su tempo. Questo tempo indubbiamente ci mette in crisi. Ci rendiamo conto che alcuni modelli del passato non potranno tornare identici. Lo vediamo anche nelle nostre parrocchie. Non torneremo identici, ma lo stiamo vedendo ad esempio per la scuola, lo stiamo vedendo per il lavoro, per l'organizzazione sociale, quindi non torneremo identici, anche se chiaramente la fretta di tornare identici è sempre molto forte e incombente. Però se non torneremo identici, nello stesso tempo non abbiamo chiaro il futuro. Cioè non sappiamo delineare chiaramente il futuro. Per cui siamo sempre un po' sospesi anche adesso, del tipo, riusciamo a fare l'assemblea missionaria diocesana? Verranno le persone? La gente tornerà in chiesa a pregare, a celebrare? Ecco, le domande che ci facciamo in campo ecclesiale, ma anche tante altre domande che riguardano proprio l'organizzazione sociale. Vorrei anche qui partire da due metafore in cui potremmo cambiare un po' il vocabolario. La prima, che abbiamo usato soprattutto nei mesi scorsi, ma che non è del tutto debellata secondo me, che è quella che richiamava la guerra, cioè combattere, aggredire, attaccare, sconfiggere, debellare il virus. La guerra si nutre di nemici, frontiere, armi, velocità, anticipazione delle mosse altrui, spietatezza, capacità di mettere in campo risorse e denaro. Alla guerra potremmo sostituire la cura, quindi prossimità, umiltà, dignità, delicatezza, tatto, ascolto e vicinanza. Uno dei testi così più belli, secondo me, che ho letto durante la pandemia, e anche molto breve, è questo monaco di Bose che si chiama Guido Dotti e che dice così: sono artefici di cura i medici, i virologi e gli scienziati, i governanti, gli amministratori pubblici.
coloro che si occupano del bene comune, i lavoratori e le lavoratrici, gli psicologi, chi fa assistenza sociale, chi si impegna nelle organizzazioni di volontariato, maestre e insegnanti, uomini e donne di arte e di cultura. Pensavo a questi ragazzi qui, quanta arte e cultura che ci hanno regalato con i loro disegni. Sono artefici di cura, preti, vescovi, pastori, ministri dei vari culti e catechisti, ecco aggiungo io, e animatori missionari. Sono artefici di cura i genitori, i figli, gli amici del cuore, i vicini di casa. Sono artefici e non solo oggetto di cura i malati, i morenti, i più deboli, che sono beni preziosi e fragili da maneggiare con cura. Appunto, i poveri senza fissa dimora, gli immigrati, gli emarginati, i carcerati, le vittime delle violenze domestiche, della povertà e delle guerre. Chiude lui: non siamo in guerra, ma siamo tutti in cura. E di cura ha bisogno anche la nostra terra. Si è stata proprio bella, ecco, questa presentazione dei ragazzi. Mi hanno segnato un po' tutti i nomi, ma insomma, da Viola in avanti, questa persona che tiene in mano la terra, che non ha volto perché siamo noi, ecco, ci ricorda che di cura ha bisogno anche la nostra terra. Essere custodi della nostra terra permetterà alla terra di prendersi cura di noi e di custodire le condizioni indispensabili per la nostra vita. Qual è la differenza tra la guerra e la cura? Le guerre finiscono, per modo di dire, insomma, poi ricominciano, ecco, ma in qualche modo finiscono. Invece la cura non finisce mai. Se esistono malattie incurabili, non esistono però e non esisteranno mai persone incurabili. Sapete che bellezza per questa dimensione della cura. L'altra metafora che adesso stiamo usando e che forse diventa un po' fuorviante è quella del motore. Ripartire, ritornare ai ritmi di prima, ripresa, tornare su di giri. Quasi a riprendersi tutta la strada non percorsa in questi mesi e anzi con qualche voracità recuperare tutto il tempo perduto. Potremmo invece utilizzare la parola risveglio, il risvegliarsi di passioni gioiose. La gioia duratura si autentica nella condivisione dell'altro, in una relazione che vede moltiplicarsi la letizia quando la serenità non è solamente del singolo. Un testo, anche questo bello, che avevo trovato una volta sul Corriere, diceva, un articolo che si intitola Il contagio della gioia, diceva così: sarebbe importante accompagnare ogni azione di sanificare, compreso quello che abbiamo fatto noi, abbiamo santificato le mani per entrare, poi abbiamo compilato la scheda, siamo seduti distanti. Ecco, pensate, se ogni azione del sanificare fosse accompagnata da quella dell'edificare, da quella della gioia, da quella del riscoprire delle passioni gioiose, dal vivere in letizia. In questo testo, questa che sicuramente è una persona che lavora sull'etimo delle parole, si chiama Donatella Puliga, lei diceva addirittura che la radice di letizia è la stessa di letamen, cioè rendere fecondi, fecondare, concimare, far germogliare delle passioni gioiose. Ecco, questo per dire due metafore, la guerra e il motore, che potrebbero essere un po' fuorvianti. In questo tempo fragile abbiamo tre strade possibili davanti a noi. La prima potrebbe essere quella dell'adattamento. Sostanzialmente ci adattiamo a quanto è successo e speriamo che passi presto. Lo slogan potrebbe essere: andrà tutto bene.
Ma sereni, io lo dico, cioè chiaro che cioè, io l'ho detto tante volte, sì, cioè sereni, ecco, però l'atteggiamento dell'adattamento è quello di dire, dai, speriamo che passi. Oppure potremmo essere resilienti, termine che abbiamo sentito molto in questi ultimi mesi. Cioè, abbiamo preso una bella botta potente e in questa situazione tiriamo fuori il meglio di noi stessi. Lo slogan potrebbe essere, ce la faremo. Oppure un atteggiamento potrebbe essere quello dell'antifragilità, perché fragilità non ha proprio il suo contrario. Potremmo dire infrangibile, ma non è la stessa cosa. Cioè fragilità non ha il suo contrario. Antifragilità è l'espressione di un pensatore libanese naturalizzato statunitense che si chiama Taleb. L'antifragile, dice lui, migliora in situazioni di caos, di disordine, di instabilità, di variabilità che ci mettono a dura prova. L'antifragile appunto migliora. Come slogan potremmo usare lo slogan andrà tutto nuovo. Non suona bene, però secondo me è significativo, andrà tutto nuovo. Peraltro queste situazioni in cui si migliora, in situazioni non organizzate, instabili, variabili, che non decidiamo noi, ecco, è qualcosa che ho sempre sperimentato, ad esempio, nei viaggi missionari. C'è questa dimensione così bella, per cui sei costruito dagli avvenimenti, e in quegli avvenimenti migliori, impari, cresci. E quindi mi sembra proprio un atteggiamento, ecco, tipico insomma di questa assemblea. Ecco. Provo sempre rispetto a questo tempo a dire quattro possibili passaggi, quindi da a, che anche questo trovo particolarmente significativi in chiave missionaria. Ecco, il primo è, che cito le fonti, insomma le cose che vi ho detto un po' sono su fragilità di Luciano Manicardi e un po' sono su questo, ecco vedete che sono testi anche possibili, insomma non si prende paura, e un po' sono su questo testo di Petrosino, Lo scandalo dell'imprevedibile, ecco, secondo me tutti e due molto belli. Il primo passaggio, da futuro a avvenire. Il futuro in qualche modo io lo prevedo e lo programmo in base al presente. Cioè, adesso noi stiamo tutti immaginando un futuro in base al nostro presente. Ma è il futuro che abbiamo in testa noi, che molto probabilmente è molto vicino al passato. Invece l'avvenire è una disponibilità e una docilità ad accogliere il nuovo senza predeterminarlo troppo e senza legarlo agli schemi di prima. Quindi quasi accettare l'eccedenza dell'improgettabile e dell'imprevedibile, di ciò che non è immaginabile. Perché anche le nostre parrocchie stanno facendo così fatica? Secondo me perché tutti pensiamo di ripartire più o meno come prima, cioè immaginare qualcosa di nuovo, lasciarci accompagnare nell'avvenire è molto più costoso e non sai da dove partire. Secondo passaggio, dalla massimizzazione dell'esistenza alla riscoperta del limite. La massimizzazione dell'esistenza significa che tutto mi è possibile, a me come soggetto tutto è possibile e che vivo una continua moltiplicazione di contatti, relazioni, possibilità. Il limite invece significa trovare lo spazio per la parte mancante, trovarsi senza, accettare con gioia la mancanza. Terzo passaggio, dall'urgenza alla pazienza. Nell'urgenza tutto sembra importante, decisivo e indispensabile e di conseguenza urgente. Urgente lo è sempre rispetto a me stesso. L'altro deve fare qualcosa per me adesso.
tipo quando andiamo in posta e l'impiegato non capisce la mia domanda, noi ci scandalizziamo perché come mai tu che sei qui in posta, che dovresti capire tutto di me, eccetera, eccetera. No, scene quotidiane. L'urgente è sempre rispetto a me, alle mie aspettative, a ciò che secondo me mi spetta. Invece è proprio bello ritrovare la pazienza. Peraltro la pazienza l'abbiamo sperimentata nei mesi scorsi. Cioè, rispettare i ritmi dell'altro, attendere il nostro turno, fare la fila, ad esempio in farmacia, piuttosto che al supermercato. È pazienza, rispetto i ritmi degli altri. Questa pazienza in cui sembra di perdere tempo è invece lo spazio per ritrovarlo. Il tempo è fatto di esitazioni, passi indietro, qualche slancio incerto, atti di pazienza e anche momenti vuoti. Potremmo dire che l'urgenza brucia il tempo, la pazienza diventa invece storia. Quarto passaggio, dall'ottimismo alla speranza. L'ottimismo trova il suo fondamento nella mia volontà, cioè ottimisticamente io penso di poter cambiare le cose nel mio impegno e nella mia forza. La speranza invece si radica in qualcosa che ricevo dall'altro. E cosa ricevo dall'altro? Dall'altro ricevo proprio una notizia eccezionale, e cioè sono stato amato. Qualcuno anche adesso mi ama e nessuna tenebra, nessuna oscurità mi può togliere dalla circolarità dell'amore. In sintesi, tutti questi quattro passaggi io li vedo proprio passaggi missionari. L'imprevedibile, l'avvenire, il limite che è sano, la pazienza e la speranza. E sono tutti quattro passaggi in cui si passa dall'io all'altro, che scompagina appunto il mio avvenire, che mi limita, diventa un argine alla mia volontà di potenza, che mi apre la pazienza e mi insegna la speranza dell'essere sempre amati. Infine, la terza parola, carità. Paradossalmente sarà un po' più breve, anche perché magari è una parola che risuona tanto dentro di noi e su cui, ecco, ognuno di noi ha macinato tanto, anche in azioni, in gesti, in vita concreta. Allora, alcune proprio brevi caratteristiche che dopo sono anche qui nel libretto, ecco, che abbiamo distribuito da giugno in avanti e che trovate anche nel sito diocesano in PDF, eccetera, insomma, che molto avete già letto, se no magari con calma lo riprendete. Sento che tante parrocchie lo stanno prendendo in mano adesso, insomma, no? Ecco, dopo il momento estivo. Allora, tre caratteristiche che risuonano anche nel libretto. La prima, la carità non è l'atteggiamento paternalistico di qualcuno che si dedica agli altri. Noi credenti siamo eccezionali, a volte potremmo avere un po' questa piccola deriva di pensare che siamo bravi perché ci dedichiamo agli altri, ma non è colpa nostra, magari l'abbiamo ricevuto come atteggiamento e peraltro magari forti di questo atteggiamento abbiamo fatto anche un sacco di cose buone, Cioè, anche per stare sereni, però, come dire, non ha questa caratteristica qui, cioè di qualcuno che si dedica agli altri, quasi che ci sia un donatore e un ricevente. Questo sfalsa proprio il piano, i rapporti. Ecco, prima caratteristica possibilmente da avere davanti. La seconda caratteristica, la carità non è delegabile a qualche persona, a qualche gruppo, oppure a qualche iniziativa, oppure a qualche attività. Terza caratteristica, la carità, ma penso che su questo tutti abbiamo sentito qualche volta il Vescovo Claudio, è proprio il modo stesso in cui noi esprimiamo la nostra fede. È proprio il modo stesso in cui ci incontriamo, in cui ci relazioniamo, in cui crediamo.
È proprio quel legame che viene da Dio stesso, che è il nostro stile, il nostro stesso modo di essere. Due riferimenti mi piacerebbe dare. Ecco, allora il primo è preso dal libro degli Atti. Perché? Perché anche la pagina di riferimento della proposta diocesana si fonda sul capitolo degli Atti 27 e 28, che sono gli ultimi due capitoli degli Atti. Paolo va verso Roma, è in una nave con 276 passeggeri, altri prigionieri e l'equipaggio, e questa nave fa naufragio. E dopo tanti giorni in balia del vento e del mare, approda ad un'isola che non sapevano come si chiamava, era l'isola di Malta. Lì, dice il libro degli Atti, questi 276, pensate un'enormità, vengono accolti con rara umanità. È un'espressione eccezionale. Non sanno chi sono, non li conoscono. Certo, sono persone che si trovano in un bisogno radicale e quindi gli abitanti di Malta li accolgono, offrono loro un riparo, addirittura accendono un fuoco perché possano riscaldarsi. Dice appunto il libro degli Atti, ci trattarono con rara umanità. C'è una grandissima ricchezza semantica nelle varie traduzioni della Bibbia. Allora, con rara umanità è quella che usiamo adesso, con gentilezza è quella che usa la traduzione interconfessionale, il termine latino fa riferimento alla benevolenza, voler bene, e il termine greco alla filantropia, amore per l'uomo. Pensate, allora, questa rara umanità com'è preziosa anche per noi. Quando diciamo carità, cosa diciamo se non benevolenza, gentilezza, filantropia, addirittura un'umanità che è rara, per quanto bella, aperta, gentile, delicata è. Quindi carità è questa rara umanità che noi riceviamo in tanti momenti della nostra vita, che noi possiamo offrire in tanti momenti della nostra vita. Rispetto a questo, questi termini, sentivo anche prima Claudia che commentando i disegni faceva spesso riferimento a tenerezza, delicatezza, ecco, questi termini sono molto importanti, termini che poi diventano gesti, carne, vita, sono molto importanti perché siamo in tempi di odio diffuso, quasi di una cattiveria sdoganata, di mancanza di rispetto che è assunta a categoria interpretativa. Soprattutto alcuni fanno le spese di questa modalità di pensare. Penso ai migranti, le persone di colore, le persone con situazioni, tendenze anche sessuali, chiamiamole così, diverse, adesso non mi viene il termine, solo per capirci, i poveri, i mendicanti, i rom. Cioè, a volte c'è l'ostentazione della cattiveria e la derisione addirittura di atteggiamenti ispirati a benevolenza. Cioè, sembra che chi è cattivo sia vero, dica delle cose vere, e invece chi in qualche maniera è buono prova a suggerire un'interpretazione diversa sia un ipocrita. Allora, in questi tempi qui è ancora più importante recuperare la tenerezza e la gentilezza. Proprio per ribaltare un po' questa sensazione che potrebbe essere diffusa, che sentiamo nelle parole comuni, che sentiamo nei discorsi tra amici, che sentiamo a volte magari anche in contesti pubblici allargati. Ecco, recuperare proprio questa dimensione eccezionale della gentilezza e della tenerezza. E il secondo riferimento rispetto alla carità è questa straordinaria somiglianza con il Signore Gesù. Beh, per noi la
carità è proprio il Signore Gesù, è Gesù stesso. E a me piacciono sempre questi due termini, da una parte decentrarsi, dall'altra parte ringraziare. Ecco, in Gesù noi vediamo continuamente una distanza da sé. Nella sua esistenza Gesù continuamente prende le distanze da sé, si decentra per dare spazio agli altri, e in questo dare spazio agli altri offre anche libertà agli interlocutori, e noi cogliamo proprio questa ospitalità incondizionata, un'ospitalità aperta su tutti, addirittura capace di trovare in ciascuno i punti più buoni, più luminosi, e capace addirittura di imparare da tutti. L'ospitalità di Gesù è stata eccezionale perché ha imparato da tutti. Anche questi mi sembrano dimensioni molto missionali. Quindi in Gesù noi vediamo questo. E terzo passaggio, vediamo anche l'autenticità, cioè la concordanza di parole e di azioni. E allora questo è il decentrarsi di Gesù, nel quale Gesù continuamente ringrazia, sa ringraziare, sa benedire. E allora anche dire grazie diventa proprio il modo per lasciare spazio agli altri, per non mettere al centro me stesso, ma per lasciare spazio agli altri. Ecco, piaceva quel disegno di Eva in cui Maria, la Madonna, offre il cibo a tutti. È un'immagine davvero bella, questa ospitalità incondizionata in cui si prepara per gli altri, ci si decentra, ci dà spazio agli altri e si ringrazia molto probabilmente perché qualcuno si siede insieme a questa tavola. Ecco, allora ho provato un po' a declinare queste tre parole, la fragilità, il tempo e la carità, e soprattutto dico grazie insomma per questo incontro, per questa possibilità, e grazie anche per questo impegno costante, quotidiano, ordinario, proprio del tradurre il Vangelo e di rendere anche sempre più missionarie le nostre parrocchie e la nostra diocesi. Quindi proprio grazie a tutti voi.